Pokémon è un brand che in 25 anni di storia ci ha insegnato cos'è l'amore e l'amicizia. Quando sentiamo parlare di Pokémon ci viene in mente un mondo ricco di colori, abitato da creature amichevoli. Ma ricordate, dove c'è amore c'è anche odio. Ed è qui che un gruppo di sviluppatori chiamatosi No One ha deciso di trasformare questa dolce visione dell'universo Nintendo in una più cruda e realistica realtà, fatta di malavita e combattimenti clandestini all'ultimo sangue. Oggi, allenatori, sono qui perché mi avete chiesto di reagire al trailer di Pokémon Dark Edition. Last night around 11 o'clock there is another case of Pokémon trafficking. Progetto che prende spunto dall'ultimo lungometraggio Pokémon Detective Pikachu, con l'unica differenza che in questo particolare caso la realtà sarà impietosa e priva di sentimentalismi, con creature che dovranno scontrarsi per la loro sopravvivenza. E non parlo di Pokémon contro Pokémon, ma anche umani contro Pokémon. Cuffie alla mano, allenatori, andiamo a fare questa reaction. E come sempre vi chiedo un bel pollicione in su se volete altre reaction sul canale. E dopo aver visto questo trailer andremo a fare anche una piccola analisi. Buona visione. No One Studio. La grafica è spettacolare, eh? Un fan made, ovviamente. È fatto da Dio per essere un fan made, raga. Cioè, una grafica in CGI pazzesca. Last night around 11 o'clock there was another case of Pokemon trafficking when a member of Team Rocket was apprehended. LAPD announced the arrest of James. But I had an idea. C'è, ma a terrible idea. Una terribile idea. It was sheer madness, but it was all I had. Ma guarda i Pokémon come sono, tra l'altro. Quello credo sia un Quilava, credo. Ne ho idea? Sì, Quilava. Mamma! Questa versione cruda dei Pokémon mi piace un casino. E queste credo che siano proprio le lotte clandestine. Che cos'è, Charizard? Ma che figata! Lui sembra un po' un bamboccione, devo dire la verità, eh. Sta cercando qualcosa in particolare, credo la figlia. Machamp. Alcuni li riconosco, eh. Madonna mia. Questo è il padrino. Questo non so se sia Meo, ragazzi. Sì, penso sia Meo. Bello però. È la prima volta che vediamo i Pokémon in questa veste. Pazzesco. Con addirittura il laboratorio. Quello è Mewtwo, ovviamente. Il Mewtwo è l'unica rappresentazione di malvagio che abbiamo attualmente in Pokémon. Allora, sicuramente devo informarmi di più al riguardo, anche perché ascoltando mi è sembrato di capire che lui ha perso la figlia e quindi deve andarla a recuperare in qualche modo. Si improvvisa una sorta di detective. Adesso magari me lo andrò a guardare più volte e ci facciamo questa analisi. Già dall'inizio possiamo ammirare diversi Pokémon. Mi pare di averne contati 6-7. Quilava, il suo Pokémon, che magari poi si trasformerà anche in Typhlosion, lo spero, e un Charizard, che sembrava abbastanza indispettito da questi combattimenti clandestini. Tuttavia, noto che il team No One ha rilasciato anche un altro piccolo filmato. Hanno preparato un video dove all'interno vengono mostrati tutti questi Pokémon nel dettaglio, dato che nel trailer alcuni non erano poi così facili da individuare. A parte Machamp, che era palese, gli altri... Comunque, se nel caso non siete riusciti a distinguerli, andiamo a fare questa reaction alle animazioni. E c'è da dire che questo team si è impegnato di brutto, eh. Il primo Pokémon è Quilava. Prima non l'avevo riconosciuto, eh. Vi dico la verità. Fin quando non ha messo la fiamma, no. Ecco, infatti questa è la fiamma. Poi abbiamo Sandslash. Questo pure non l'avevo ben riconosciuto. E qua dov'è che l'abbiamo visto nel trailer?
Ah, in questo momento, beh, non è che si capiva molto, devo dire. Questo è Meo, ci ho azzeccato. Sembra più Lord Beerus, però vabbè. Meo in versione reale non me l'aspettavo così. Però guardate che scena cruda, addirittura con il sangue. Ma di che stiamo parlando? Charizard, questo vabbè, super riconoscibile, voglio dire, è Charizard. Alto 5 metri e 50, enorme ragazzi. Guardate che figata. E qua lui è normale che si tira un po' indietro, eh. Pikachu, questo ovviamente ci doveva essere per forza nel trailer. Anche se gli avrei messo delle guance rosse, vabbè. Un piccolo Pikachu qua, no? Nelle gabbie. Machamp, questo super riconoscibile. Tra l'altro con un, anche un bel di dietro possente, devo dire la verità. E Rick, che è il protagonista. Con questo sguardo un po' perso, devo dire. Non c'è una faccia tanto sveglia, Rick. È molto triste nel trailer, io ci credo. Voglio dire, ha perso la figlia, non puoi essere felice, no? Allora, mi sono un po' informato al riguardo, vi lascio in descrizione tutti i crediti del team di sviluppo. Di cosa parla Pokémon Dark Edition? L'inedito trailer racconta la tragica storia di un detective e del suo fidato Quilava, immersi nella ricerca della figlia, che a quanto pare è stata rapita. Ma da chi è stata rapita? Dalla malavita. Poi non so se si chiameranno in qualche modo particolare. Un giorno, mentre i due si trovano davanti alla televisione, appare il comunicato sull'arresto del Team Rocket. Ed è lì che viene fuori l'idea al protagonista di cominciare a cercare indizi direttamente al mercato nero dei Pokémon, dove queste creature vengono contrabbandate e costrette a combattere tra di loro. Ma non sono scontri leggeri, sono scontri all'ultimo sangue. Quello che si chiama Dark Edition. Lo stesso protagonista si vedrà costretto a combattere fino ad arrivare in fondo all'intera questione. E secondo me scoprirà che la posta in gioco è molto più alta di quello che si aspettava. Perché quando ti introduci nella malavita non sai mai quello che ti aspetta. Il protagonista non fa parte di questo mondo, lo si vede dal suo sguardo perso. Cosa posso dire di più di questo trailer di 2 minuti? Che è stato realizzato completamente in CGI per dare un tocco all'opera di fotorealismo, immagino. Anche perché per disegnare i Pokémon così crudi e malvagi devi per forza dargli quel tocco realistico così. Perché non me lo immagino un Pikachu con il sorriso, no? Malvagio, no. Sulle sorti del progetto non si sa molto. L'unica cosa certa è che se hanno lavorato in questo modo, il team di sviluppo di Dark Edition ha intenzione di andare molto più avanti e di non fermarsi a un semplice trailer. Se vi interessa questo progetto, io continuerò a portarvi aggiornamenti e reazioni. E perché no? Magari in un futuro potremo fare una reaction al film. Vi lascio comunque in descrizione il trailer. Magari andate là a scrivere un commento. Io ho visto una risposta molto positiva da tutto il web e mi incuriosisce molto il collegamento con Mewtwo, perché quello, ragazzi, era palesemente Mewtwo. Ma cosa c'entra Mewtwo? Noi ci vediamo in un prossimo video. Vi invito a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale. E siete pronti per questo Dark Edition? Scrivetemi cosa ve ne pare qua sotto nei commenti. Lo commentiamo insieme. Ciao allenatori, ci vediamo domani con un nuovo video, sempre solo qui da Federic. Ciao!